Tra le più antiche discipline al mondo, nonostante il passare del tempo, la pesistica è capace di ringiovanire, adattandosi alle esigenze dello sport moderno e di ogni atleta che voglia sviluppare la propria forza. È questo il messaggio principale del libro dal titolo Pesistica, sport per tutti gli sport, un manuale dedicato ad atleti e appassionati che, prendendo in esame vari modelli di prestazione sportiva, indica per ciascuno il metodo più adatto di sollevamento e distribuzione del carico e gli errori da evitare per uno sviluppo efficace e sicuro della forza. La pesistica è uno sport che ringiovanisce perché? La pesistica ringiovanisce perché più passa il tempo e più si capisce qual è l'importanza dell'applicazione di questa tecnica di sollevamento come mezzo di preparazione per gli altri sport. Non solo, ma la pesistica ha implicazioni importanti su quello che è la cura di alcuni paramorfismi e ha implicazioni importanti per quello che è lo sviluppo della forza in determinate fasce d'età, dai giovanissimi alla terza età, per cui ringiovanisce appunto perché ha veramente sempre di più margine di applicazione. Insomma, pesistica per tutti, giovani, meno giovani, e anche per tutti gli sport. La pesistica si può fare a qualunque età, senza nessun problema. Tra l'altro la pesistica ha la caratteristica di poter dosare esattamente il carico rispetto ad altre discipline sportive. Se noi decidiamo di sollevare un chilo, siamo certi di sollevare un chilo. E se decidiamo di sollevarne di più, abbiamo la certezza del carico sempre. Per cui questa modularità della pesistica è veramente una peculiarità che poche discipline sportive hanno. Non solo, pesistica anche come mezzo per allenare il fitness. Ormai ci sono delle evidenze delle realtà che l'utilizzo dei sovraccarichi fatti in una determinata maniera è assolutamente favorevole anche per quello che riguarda il fitness e il wellness, quindi pesistica veramente a 360 gradi. Questo libro sembra un vero e proprio manuale di istruzioni per l'uso per quanto riguarda la pesistica, come farla, quando è che fa bene e quando no. Che cosa troveremo all'interno di questo libro? Questo è un libro, credo che sia in questo momento rappresenti la summa massima di tutto quello che è la ricerca in ambito della pesistica olimpica e della pesistica adattata agli altri sport. Non credo che esista un libro uguale nel mondo, fatto è che lo abbiamo appunto tradotto in inglese. In questo momento questo libro è usato sia in un'accademia in Svezia che a Chicago che a San Francisco.